e da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce. Pacciani, come sappiamo, è morto in attesa di un nuovo processo e noi dobbiamo rispettare anche questa sua situazione sospesa. Certo, ci sono delle analogie innegabili fra il delitto della tassinaia e i delitti del mostro di Firenze. Il primo particolare è sicuramente la sassata che il Pacciani tira alla tempia del Bonini. Cioè lui, prima di cominciare a pugnalarlo, gli assesta un colpo con la pietra, perché lui salta fuori dalla radura avendo nella destra il coltello, nella sinistra raccoglie una pietra, praticamente lo tramortisce. Diversi delitti del mostro vedono il primo colpo sparato contro la tempia del ragazzo. Pacciani, detto il Vampa, fu condannato in primo grado ma assolto in appello per i delitti del mostro. Assoluzione poi annullata con un nuovo rinvio a giudizio. È morto il 22 febbraio 1998 in circostanze mai del tutto chiarite. Altre analogie emergono dalle fasi successive. Il Pacciani rimette i pantaloni al Bonini, lo riveste, e noi sappiamo che spesso il maniaco ha rivestito i cadaveri degli uomini. Un altro particolare, il Pacciani ruba il portafogli del Bonini. Il Bonini aveva il ricavato di quella mattinata di lavoro. Il mostro puntualmente rovescerà il contenuto della borsetta delle donne, delle vittime, e rovisterà. Ovviamente noi non siamo in grado di dire quello che portava via e quello che lasciava, però è un fatto che ogni qualvolta ha potuto, il mostro di Firenze ha rovesciato il contenuto della borsetta che è stato ritrovato sparpagliato nelle varie piazzole. La scossa quando vidi che Pacciani, prima ovviamente dell'inizio dei duplici omicidi, anni prima, aveva ammazzato un uomo. Ma perché lo aveva ammazzato? Perché lo aveva visto nelle campagne di Borgo San Lorenzo. A Borgo San Lorenzo si erano verificati ben due duplici omicidi nei dintorni di questa cittadina. Ecco, l'aveva visto insieme alla sua ragazza. Lo aveva seguito, i due si erano appartati in un bosco e a un certo momento lui guardava queste due persone amoreggiare finché la ragazza, lui dice nella confessione resa, estrasse il seno sinistro. A questo punto, dice Pacciani, io persi il lume degli occhi, accoltellai e ammazzai l'uomo. Quindi una abitudine già da allora al coltello. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di primo grado di Firenze, sezione prima, dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti e lo condanna alla pena dell'ergastolo. Hanno ammazzato Pietro all'ostello! Ho avuto modo di difendere Pacciani, direi per caso all'inizio, in questa vicenda veramente particolarissima, nella quale si è ritenuto lui potesse essere il responsabile di questi delitti seriali. Sembrerebbe che lui